Non so se avete visto bene, se avete guardato bene la fotografia del dépliant di invito. Questa è una faccia diversa, come adesso non se ne trova più. Scusi, presenti, Pietri, tu sei sempre. Una faccia diversa, una faccia di un uomo buono. Di un uomo buono, dritto e onesto. Paolo Vettori era mio cugino in primo grado. Io ho abitato per un anno a casa sua, siamo stati compagni di scuola in quarta ginnasio e poi compagni di stanza e di scuola all'università, dove siamo arrivati nel 1944, che la guerra in Italia non era ancora finita, e dormivamo in una stanza di una casa delle missioni di Cagliari, totalmente diroccata, senza vetri, perché allora nell'ottobre del 1944 non c'era un vetro intero a Cagliari. E io ho scritto poi tutti i discorsi di Vettori, come li ho scritti. Lui telefonava e diceva, fala caemo di scrivi un discorso. Non mi sembrava vero. Scendevo, lui mi dava la macchina da scrivere e cominciava a dettare. E io dicevo, metto la virgola qua, fermati, te lo dico io. E così, al contrario, come ho fatto con qualche, al contrario di quello che ho fatto con qualche amico che almeno la virgola gliel'ho messa o gliel'ho tolta, a seconda dei periodi, virgolatori o svirgolatori, a Paolo Vettori c'è anche una virgola appunto da aggiungere, però i discorsi a macchina sulla Olivetti 22 li ho scritti quasi tutti io. E quindi si capisce anche l'effetto che porto all'uomo e ai suoi figli. E l'affetto che porto all'uomo politico per come risulta dalle cose che faceva, dalle cose che diceva, da come si comportava con la gente, come si comportava con i suoi impegni. Mi ricordo che quando per la prima volta tornò alle elezioni da assessore al lavoro e alla pubblica istruzione, volle disegnare lui la copertina del dépliant pubblicitario, si usava allora, no? Per catturare le preferenze dell'elettorato, e volle un bambino, ragazzo sardo, vicino a una fontanella che guardava scendere l'acqua. Dice, questa è una metafora della regione che dovrebbe essere capace di distribuire l'acqua dell'istruzione, l'acqua del sapere, l'acqua del lavoro a tutti i giovani sardi. Abbiamo anche distribuito, stamane ha distribuito il centro di studi autonomistici intitolati a Vettori, la dimensione dell'autonomismo e dell'esperienza sarda, che sono gli atti del convegno di studi che abbiamo fatto in onore di Paolo Vettori in due sedi, prima a Tempio e poi qua a Sassari, e di cui Soddu si vanta sempre, perché in quella occasione c'erano Zagrebelsky, De Siervo e Leopoldo Elia, cioè tre futuri presidenti della Corte Costituzionale, tutti insieme. E dice sempre Soddu, che ci tiene, aggiungi sempre quando scrivi, che c'era anche Roberto Ruffilli, cioè un altro grande protagonista della democrazia italiana.